Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Però ecco, non riuscirai comunque a... Sì, penso che sarà difficile sicuramente, però sono degli infortuni che è difficile adesso programmare più o meno, ma penso che non c'è neanche un infortunio dove puoi programmare quando, ecco, proprio preciso. Sono contento che comunque si sta avvicinando questo momento, perché sì, no, sicuramente ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere il vero giocatore, perché comunque sono 6 mesi da maggio che praticamente, ma comunque ho avuto anche l'anno scorso un problema, cioè il problema è cominciato a marzo, ecco, sicuramente sono tanti mesi che non hai quella continuità vera, è normale che ci vorrà un po' di tempo per essere al 100%, però è importante che sono vicino al rientro, già allenarsi con la squadra, non ci sono più le corse da solo, lavoro da solo, che meno male, un po' per la fortuna che sono stato abituato nella sfortuna, però basta, adesso è il passato, pensiamo al presente. Ieri però hai fatto già un tempo amichevole, che sensazione hai avuto? Ma sicuramente sono, non dico lontano, però prima volta che giochi con i compagni devi conoscere un po' i movimenti, devi conoscere anche i ragazzi, ognuno ha il suo modo di giocare, devi capire quando andare a fare il taglio, quando fare il movimento, eccetera. E magari vai spesso, ti capita di andare a vuoto, però per me era importante capire anche in questi 40 minuti, 45 minuti, come sono messo sull'agilità, sui fastidi al ginocchio e basta, ecco, questa è la cosa importante. Con una settimana con la squadra è difficile trovare la forma subito, come ho detto, ci vorrà il tempo. Possiamo fare una previsione, tanto anche se hai dato un obiettivo, ecco, magari è forse un po' troppo presto andare magari in ritiro a Bari, magari assaggiare un po' di panchina col Bologna. Potrebbe esserci, bisogna vedere un po' le reazioni del ginocchio in questa settimana, anche la prossima, vedere miglioramenti, dove ancora bisogna abbassare il volume per avvicinarsi al debutto. Tu puoi andare anche domenica in panchina e magari entri 2 minuti e si fa qualcosa, ecco, perché mi è capitato negli ultimi anni di fare così, però bisogna ancora lavorare, bisogna tornare a essere giocatore. Fino adesso facevo atletica. Scusa, tornando a quello che avevi detto, che l'incontro di ieri, 45 minuti, ti ero servito per capire l'agilità e se il dolore ti dava fastidio. Ma il campo era un po' pesante, ma sicuramente... Ma i dolori ci sono anche sull'altro ginocchio, i dolori ci saranno, li porti avanti, non è più dopo 8 interventi, non posso dire sto da Dio o sto come 10 anni fa. No, però io da fuori ti ho visto per esempio molto agile. Sì, però per esempio se c'è... Sì, soprattutto all'inizio, magari i primi 20 minuti andavo bene, bisogna trovare il ritmo, perché tu puoi correre quanto ne vuoi, puoi fare 1000 chilometri, però... fin quando non fai il calciatore, fin quando non fai la partita e cominci a trovare il fiato, a trovare, anticipare il difensore, cioè anche se giochi con, non lo so, prima, seconda divisione, promozione, ecco, sì, non è importante, perché comunque ragazzi tutti sanno giocare, no? Magari per me era importante capire i movimenti, stare in, perché 6 mesi che non li fai. Sei stato veramente partecipe. Sì, però ognuno ha i suoi. Cioè, lo so cosa posso fare. Ecco, sicuramente mi fa piacere, visto anche un po' i giornali, vedo che comunque c'è tanta positività e questo mi dà una mano, ecco, perché comunque sto uscendo da un periodo abbastanza brutto, perché mi dovevo operare prima, 2 mesi. Sono andato in attesa di questa autorizzazione per l'intervento. È arrivata e ho perso un po' il tempo, ecco, sicuramente è normale che adesso, quando tutti sono in forma,
è normale, non è che entri in ritiro dove cresci con loro, quello che mi è successo l'anno scorso, allora rientri in forma con la squadra, invece qui sei un po' indietro perché stiamo entrando in un periodo prima di Natale dove sono tutti già abbastanza in forma, soprattutto noi che giochiamo una partita a settimana. Ascolta, avresti pagato per giocare questa partita, dai, non ci sarai, però ci racconti un po' come la vivi, come vedi questo Palermo e dove secondo te può arrivare questo Palermo, perché come Rosa siamo al quinto posto, come Rosa. Sì, sicuramente mi faceva piacere esserci, ecco, però non perché ho qualche... Sicuramente sei andato male dal Palermo, questo è vero, perché magari non ero affidabile per tutti i miei problemi o per qualcos'altro che fa parte un po' del calcio e della politica del Palermo, no? Investono spesso nei giovani, giustamente, hanno dei ottimi osservatori, hanno possibilità di comprare. È normale che arrivando a 30 anni, avendo dei problemi, probabilmente non gli davo così tanta fiducia per rimanerci, ecco. Però è normale che il riscatto, anzi hanno chiamato anche in tanti, no, ma il gol dell'ex, perché avevo una paura, perché già gli ho fatti tre giocando a Parma e penso anche penso che ha chiamato Sagramola, il mio procuratore, già una settimana fa, ma non farmi lo scherzo, no? Per dire, perché già si conoscono che dopo presidente gli fa un culo così, perché gli dice, ecco, ancora lo mandiamo in prestito e ci fa male, no? Perché lo pago. Il contratto sale il 30 giugno 2012? 13. Ci dici un po' di questa squadra, come la vedi? Ci sarà un uomo? Ma sicuramente è la squadra che cambia un po' in trasferta, ecco. È un po' ringiovanita, non hanno cambiato tanto, hanno chiamato 3-4 giocatori, però bisogna vedere adesso chi manca e chi non manca. Però